E in città cresce la febbre per il torneo, inaugurato oggi il Fan Village che propone eventi, spettacoli e gastronomia. E nell'attesa dei match i torinesi trattano da vere star i campioni che passeggiano sotto i portici del centro storico. Giampiero Amandola. Magie delle ATP. Torino comincia a giocare con i bambini e i maestri di tennis. Lei ha già visto un Djokovic o un Berrettini fra questi ragazzi? Oggi è il primo giorno, quindi... Spera nei prossimi. Potrò rispondere nei prossimi giorni. La città comincia a essere cool, di tendenza, con i suoi maestosi portici che l'allegra compagnia degli 8 tennisti più forti del mondo ammira passeggiando. E la città dei Bujanen finisce nell'entusiasmo collettivo per una foto con Djokovic. Piazza San Carlo rimane monumentale, ma invasa da stamani fino al 21 da un fan village, con stand popolati da bambini che si danno ai videogiochi, oppure sono inondati dai profumi e sapori delle eccellenze piemontesi. Le autorità locali tutte al taglio del nastro del villaggio degli eventi attorno al torneo, a promettere che nei 5 anni torinesi le ATP verranno potenziate e il mondo economico piemontese stravede su cosa sta dietro le ATP. Festa e ripartenza economica per il commercio, il turismo e per tutte le imprese. Per questo abbiamo voluto l'ATP Finance nel centro della città. Ma il più bel complimento arriva dal presidente della Federtennis. È la prima volta che si disputano in Italia e in Italia non c'è, lo posso certificare. Un posto migliore dove poterle fare, diverso da Torino e dal Piemonte. Siete la migliore comunità che noi abbiamo incontrato in questi decenni. Ovviamente l'evento tennistico più illuminato al mondo dai fari delle telecamere e torinesi turisti rispondono con il quasi tutto esaurito di biglietti. A proposito, chi li ha può viaggiare gratis per andare al Palalpitour con le linee 4 e 10.